Ti racconto una storia. Pietro Aretino e le arti. Buongiorno, sono Daniela Sogliani, presidente di Italia Nostra Mantova. Oggi accolgo con grande piacere in questo spazio dedicato all'arte e alla cultura mantovana Paolo Procaccioli, che è un italianista e docente di letteratura italiana all'Università della Tuscia. Paolo Procaccioli ha curato con Anna Bisceglie e Matteo Ceriana un'importante mostra agli Uffizi di Firenze che si è appena conclusa, dedicata alla figura di Pietro Aretino. Grazie Paolo, innanzitutto per aver accolto questo invito. Grazie a te naturalmente per l'invito che è gratitissimo, come tutto ciò che riguarda Mantova. Grazie, grazie mille, grazie Paolo. Ecco, cominciamo con le nostre domande. La prima domanda che vorrei farti è questa. Come possiamo definire Pietro Aretino, che è una figura veramente molto poliedrica, che si dedica alla poesia, all'arte, che ha rapporti con i potenti del suo tempo? Chi è Pietro Aretino e in quali città lo vediamo operare? Esattamente chi sia Pietro Aretino non saprei dirtelo, nel senso che nel tempo è stato tante cose, anche opposte, inconciliabili. Addirittura negli ultimi anni della vita è passato da cardinale in pettore a anticristo, nel giro di neanche un decennio. Posso dirti invece, lo faccio con piacere, quello che è stato nel suo tempo, come è stato visto e come è stato percepito. All'inizio a Perugia era un pittore con aspirazioni alla poesia. Poi a Roma, a metà degli anni 10 fino al 1525, è stato un cortigiano, ha frequentato le corti di Agostino Chigi, del il Magnifico, di Leone X, di Clemente VII. Un cortigiano con velleità sia letterarie che artistiche che politiche. Era amico di Raffaello, di Sebastiano, di Giulio Romano e rese da subito la materia artistica una componente fondamentale della sua poesia. In quell'ambiente, come pasquinista, si conquistò una fama europea, ma anche insieme l'odio dei nemici, al punto che rimase vittima di un attentato, dovette lasciare Roma e riparare a Mantova, dove lo aspettavano l'ammirazione del marchese Federico e l'amicizia di Giulio Romano, che lo aveva preceduto di poco. L'ultima tappa del suo peregrinare, quella definitiva, fu poi Venezia, dove godette la stima del doge di famiglie patrizie importanti, dove fu i rapporti con Bembo e strinse amicizia mai messa in discussione con Tiziano e Sansovino. Certo, quindi rapporti molto stretti con le arti, rapporti molto stretti con città dove l'arte è molto importante, come ad esempio la nostra città, la città di Mantova. Ecco, i rapporti di Pietro Aretino con Mantova sono molteplici e nell'archivio di Stato si conservano anche diverse lettere che si datano tra il 1523 e il 1540. Aretino è in rapporto con Federico II Gonzaga, con Giovanni dalle Bande Nere, come hai già detto, è amico di Giulio Romano, che aveva conosciuto a Roma nella bottega di Raffaello. Ecco, puoi farci qualche esempio dei temi trattati anche in questi documenti? Intanto va detto che quello di Mantova è l'archivio, insieme all'archivio di Stato di Firenze, che è il deposito più importante per quanto riguarda la materia, diciamo, aretiniana originale. E i documenti che mi sono raccolti, ripeto, in tanti e importanti, sono la dimostrazione che quella di Pietro Aretino con Mantova è la storia di un grande amore, un amore fondato su un'ammirazione reciproca, che però a un certo punto, come tutte le belle storie di amore, entra in crisi. La crisi dipende da un eccesso di aspettative da parte del duca e da un eccesso di scontatezza da parte del poeta. Il duca non si accontentò più dell'attivismo di Aretino come poeta satirico e come intermediario nell'acquisizione di opere d'arte. Bene ricordare che Pietro Aretino ebbe mano nell'arrivo a Mantova del ritratto di Papa Leone e i due cardinali di Raffaello e di una copia del lavoro. E si illuse il marchese, poi duca, di poter avere da Pietro anche un poema, La Narcisa, che potasse in Gonzaga del loro furioso.
il poeta da parte sua alimentò quell'illusione. Certo, quando quell'illusione si scoprì tale, i rapporti si raffreddarono. È vero che il poema non venne, ma questo non vuol dire che il bilancio del rapporto di Arepino con Zaga e con Mantova si debba considerare del tutto in perdita. A salvarlo basterebbe una commedia come Il Marescalco, che chiede alla corte di Mantova a tutti gli effetti la commedia di se stessa, come la cortigiana era data la commedia della corte di Roma. Ecco, interessantissimi questi rapporti, Paolo. Ecco, un'ultima domanda. Pietro Aretino sembra essere molto consapevole dell'importanza della sua immagine. Abbiamo molti ritratti che gli sono stati dedicati, anche delle medaglie, e il suo ritratto compare sul frontespizio dei suoi libri, ma ad un certo punto in pratica la sua vita è condannata alla clandestinità quando i suoi testi sono messi all'indice. Cosa gli succede in quel momento? Succede che Aretino il mondo è diventato non più praticabile, e questo però per sua fortuna succede post mortem. Muore nel 1956, viene messo all'indice in una forma ancora provvisoria nel 1957, ma è un indice che non viene divulgato, lo sarà in quella definitiva nell'indice del 1559. Aretino è morto da 3 anni. Ecco, quello che era stato lì per essere nominato cardinale cambia il papato, si passa da Giulio III, un conterraneo di Pietro, a Paolo IV, Carafa, nemico acerrimo di Aretino dagli anni 30, e quindi il metodo di giudizio diventa completamente opposto. Ecco, noi in occasione della mostra abbiamo creato una stanza ideale con la mostra, presentata tutta una serie di ambienti, idealmente delle stanze, alla quale abbiamo dato il titolo di Imago Petri, che è stata una stanza estremamente facile da allestire, non c'è stato bisogno di fare nessuna ricerca, che era già tutta lì nei fatti. Pietro Aretino per tutta la vita ha cercato di essere presente agli occhi dei signori, dei suoi corrispondenti, dei suoi lettori, dei suoi amici, deriso. E quindi ha chiesto di essere, e ottenuto, di essere ritratto dai ritrattisti più importanti della stagione, e cioè nomi come Sebastiano del Piombo, Marco Antonio Raimondi, Tiziano, 3 ritratti addirittura di Tiziano, Caravaggio, Sansovino, Leone Leoni, Alessandro Vittoria, sono i nomi ai quali i potenti del tempo, quindi davvero potenti, i padri, gli imperatori, affidavano la cura della loro immagine. Grazie a Paolo Procaccioli per questo affascinante racconto attorno alla figura di Pietro Aretino, nei rapporti anche con la città di Mantova, e soprattutto per la presentazione anche di questa importante mostra che si è appena conclusa a Firenze. Ti ringrazio, Paolo, per questa tua disponibilità. Ecco, grazie a te, e naturalmente un grossissimo augurio, data la situazione, perché presto torniamo a giovarci dei tesori di Mantova e di chi li ha saputi nel tempo valorizzare. Grazie ancora, Paolo Procaccioli, saluto tutti gli ascoltatori e alla prossima storia.